al milionesimo tentativo di imitazione, invece che accendersi la lampadina, mi si è accesa la lampadona. Ho detto: ma scusate, ma la faccia è la mia. L'abbiamo solo un po' modificata da Babbo Natale. Jerry Christmas è un augurio con cui io mi firmo e sfrutto l'assonanza da alcune stagioni. Ma perché invece che farmelo fare da qualcun altro, non facciamo noi un album di Natale con dentro 10 grandi standard natalizi come quelli che poi abbiamo inserito? Sembrava un'idea folle, anche perché ci è venuta, attenzione, la stranezza è questa, 3 settimane fa. Mamma mia. Sì, diciamo tolti i sabati e domenica, un mese fa, giorni lavorativi veri 20. Allora io dico a mio figlio, che è stato produttore di tutto questo: figlio, la faccia di tuo padre è la faccia di tuo padre. Collaboratori bravi, quelli che già mi pubblicano quasi ogni giorno su TikTok e su Instagram, sono due ragazzi siciliani, sono dei geni, si chiamano Thousand Jerry. Si chiamano Thousand Jerry perché hanno in mente, nel loro piano di vita, di pubblicarmi almeno 1.000 volte diverso da me stesso. Quindi siamo arrivati a 300, penso che ancora per 2 anni e mezzo andranno avanti. Ho detto: ma scusa, invece che farglielo fare a vuoto, chiediamogli di farmi una mia bella immagine natalizia, e me l'hanno fatta. Allora, la parte grafica, vi dicevo, l'abbiamo risolta brillantemente con l'aiuto di questi geni della intelligenza artificiale, ma per un disco restava la parte più importante, che era la musica e il cantato. Questa era un'idea talmente strana, talmente curiosa, talmente modernamente malsana, che ha colpito la fantasia anche di una grande casa discografica come la Warner, che ci teneva a essere i primi a fare un'operazione assolutamente autorizzata, licenziata, perché adesso come adesso sentite spesso parlare nel mondo artistico: il cinema ci ha bruciato un po' i tempi, la musica ne ha ben donde, per la televisione sarà una preoccupazione che verrà nei prossimi anni, di questo timore che la intelligenza artificiale si sostituisca a noi. Sono talmente amante di tutti i generi musicali che io non credo che l'intelligenza artificiale potrà mai sostituirsi alla bravura, alla capacità, alla creatività e alla forza e alla comunicazione dei più grandi artisti italiani, europei e mondiali. Per la televisione è una paura, cioè difficile che l'intelligenza artificiale riesca a fare, che so, Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Amadeus, Carlo Conti. Siamo tutti talmente con delle nostre caratteristiche e delle nostre peculiarità che difficilmente riuscirà a ricrearla. Probabilmente vi farà le previsioni del tempo, e su questo possiamo rassegnarci tutti. Anche gli indici di borsa potrebbe darvi l'intelligenza artificiale, magari con una sveltezza ed una precisione superiore ad uno lì che ti sta spiegando l'andamento della borsa. Ma in tutti i lavori artistici con la A maiuscola, penso farà fatica a sostituirsi. Bene hanno fatto, così anticipo una delle vostre probabili domande, gli amici di Hollywood, che non sono miei colleghi, noi siamo i parenti poveri, a firmare, e proprio oggi è stata ufficialmente depositata il documento dove tutti i produttori del cinema americano, quindi vuol dire il 70% dei produttori mondiali, si accorda che non useranno mai l'intelligenza artificiale per sostituirli ai protagonisti dei vari film o telefilm, quindi questo col beneplacito di tutti. Però l'intelligenza artificiale, se usata bene, può, come nel caso nostro di un disco di Natale, darci una grande mano. Il disco non è stato tutto eseguito con l'intelligenza artificiale. Viene lavorata la mia voce laddove io non ci arrivo. Forse una delle cose che mi manca in un album come questo è non aver messo una canzone in italiano. Un po' mi manca, un po' mi pento, ma mi lascia un grandissimo spazio per provarci un'altra volta. E vi garantisco che non è studiato a tavolino. La tua canzone di Natale, la mia canzone di Natale, è Driving Home for Christmas di Chris Ria, che è decisamente la meno famosa, perlomeno nel territorio italiano, di tutte queste. In maniera molto modesta l'ho messa per ultima, sperando
sono assolutamente convinto che sia quella che mi è venuta meglio, è quella dove l'intelligenza artificiale ha dovuto faticare meno, perché la mia voce si assomiglia molto, ed è quella con i contenuti che a me piacciono di più, perché in fin dei conti è la storia di questo omaccione, di questo camionista, perché in America il sindacato dei camionisti è quello che acquista più dischi e cassette e sta sintonizzato maggiormente sulle radio di qualsiasi altro, che guida per andare a casa e nel testo dice: mi accorgo che a destra e a sinistra tutti quelli che guidano per andare a casa a Natale hanno la mia stessa faccia. Ed è secondo me un pensiero meraviglioso. No, non posso farvi questo regalo. Amadeus ha appena annunciato la presenza di tre ragazze al suo fianco. Ha fatto bene, perché sono tre, una più brava dell'altra. Io poi sono pazzo per Mannino e quindi lo invidio un po'. No, con la riuscita di questo disco potrei comparire a Sanremo come cantante, ragazzi. Ma io penso che la scelta sia già stata fatta. Io c'è Bonolis. No, l'ho letto sui vostri giornali, mica me lo sono inventato io. No, anche il prossimo vale quella di... Ecco, quindi se vado a Sanremo vado solo seduto in mezzo al pubblico. No. No, ma guardate, io ho scoperto, e non è uno sfogo, non è neanche una lamentela, è un dato di fatto, che chi ti ascolta, chi ti guarda in televisione, ha la memoria corta. Adesso io, con TikTok, con Instagram, ho la fortuna, veramente la fortuna, di essere apprezzato, ascoltato, seguito, uso un termine un po' abusato, persino amato, dalla generazione Z, che è quella, l'ultima nata, di cui non gliene frega niente di niente. Cioè, fanno fatica a dar retto al papà, alla mamma, persino al fratello maggiore. A scuola forse sì, con i professori, ma non è detto. Ma con lo zio Jerry vanno d'accordo. E in mezzo a questa generazione, dalla generazione Z, ci sono tantissimi che mi dicono: ma tu hai fatto il disc jockey? Dove? Come? Quando? Non c'era memoria di tutto questo. Adesso io sono sul tetto della Warner in Piazza Repubblica e tre quarti delle antenne che vedo comparire sui vari palazzi qui attorno in qualche maniera hanno trasmesso la mia voce negli anni in cui trasmettere alla radio era una cosa abbastanza pionieristica, se vuoi, un po' meno scontata di adesso. Ed è un modo come un altro nel riavvicinarmi con un album di Natale a far sapere a tutta questa generazione che tra le varie passioni dello zio Jerry c'è stata, c'è e ci sarà sempre la musica, perché è forse la mia più grande passione.